spietati mercenari dei giorni della cenere. Accettavano qualsiasi contratto con egual peso, in sangue e monete. Solo i disperati li assoldavano. Ma quelli erano tempi disperati. Fumo dal crinale meridionale! I fuochi sono tornati! Non perdono tempo. Puoi controllare l'origine del fumo? Forse è tutto collegato. Io penserò alla sicurezza dell'oca. Fu consumata dal fuoco nei mesi che seguirono la sconfitta di Astaroth. Alcuni credettero al ritorno del demone. Altri erano più saggi. La compagnia di Blackwell andò nel borgo il giorno in cui bruciò. I resti carbonizzati testimoniano il loro operato. Forti anime sopravvissute a tanto si spensero ancor prima dell'alba. Mezze scoperte e una sentinella che non si guarda alle spalle. Prevedibile e deludente. L'orso è finalmente uscito dalla sua tana. Non sareste mai dovuti tornare qui. Non posso ancora farlo. Mi serve più essenza. Non scorderò mai il tanfo dei cadaveri. Un tempo, Donnan cercava gente capace e ci arruolò per sconfiggere Astaroth. Le nostre tattiche spietate si rivelarono utili e col tempo il demone fu battuto. Ma ciò che vidi umiliò e inorridì ogni singola parte di me. I miei compagni e Stana, il nostro capo, non provavano la stessa vergogna. Amavano i fuochi. Ne bramavano il ritorno. Ero lì quando assaltarono Brion. Vedi? La follia nei loro occhi. I giorni della cenere avevano preso le loro menti. Così li abbattei, uno alla volta. E lasciai fare al fuoco il resto. Dopo anni di pace, pare che qualcosa sia sopravvissuto a quella notte. Questi corpi e i mercanti erano un messaggio per me. Incontriamoci all'Oca. Ci occuperemo della compagnia di Blackwell insieme.